L'industria della moda è la seconda più inquinante al mondo. L'impatto che ha sull'ambiente incrocia le filiere globali di produzione del lavoro, delocalizzato in aree geografiche come la Cina, la Cambogia, l'Indonesia, il Bangladesh, l'India, lo Sri Lanka, l'Etiopia, dove milioni di operai, per lo più donne con bambini, lavorano per 2 o 3 euro al giorno, privi di tutela lavorativa, in scarse condizioni di igiene e sicurezza. Questo consente ai grandi marchi e alla cosiddetta fast fashion, che punta a proporre ogni settimana nuovi capi, anche se di bassa qualità, di realizzare margini sempre più alti, con costi a carico degli individui, in termini di salute e sicurezza, e della collettività, in termini di risorse ambientali e condizioni di lavoro. Nel 2013, con il crollo di una fabbrica tessile in Bangladesh, costata la vita a oltre 1100 persone, le grandi firme hanno cominciato a prenderne coscienza. Anche il mondo dell'attivismo si è mosso in tal senso, recuperando il tessile, facendo educazione ambientale e accogliendo lavoratori svantaggiati. Il progetto Ricucire il territorio di Fondazione Con il Sud è promosso dalla sartoria sociale della cooperativa Al Revés di Palermo, dal consorzio universitario Arca e dalla fondazione Progetto Legalità, cogliendo un'opportunità della cattedra di geografia e ricerca visuale dell'Università di Catania. La fondazione Progetto Legalità ha esteso un'attività di valutazione interna a una prima indagine sul modello di intervento delle sartorie sociali per capire quante e quanto fossero impegnate nel riciclo tessile. È stata così realizzata la prima mappatura delle sartorie sociali, che ha reso visibile la loro distribuzione sul territorio. L'unità della ricerca sono le sartorie sociali, nate sotto diverse forme, come associazioni, cooperative, imprese sociali, che accanto a un'attività lucrativa collegata alla produzione tessile e alla moda, ne svolgono un'altra di responsabilità sociale verso il territorio. Sono state censite e georeferenziate 16 sartorie sociali in Italia sulla base della loro reperibilità online. 9 di queste hanno risposto a un questionario e 5 sono state oggetto di indagine visuale e testuale. Il lavoro di ricognizione e analisi ha permesso di rilevare un modello di intervento capace di creare coesione in modi diversi, coerenti con più di uno degli obiettivi socio-economici e ambientali dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Ogni sartoria sociale è portatrice di valori diversi: inclusione e riabilitazione sociale, supporto alla genitorialità, riabilitazione al lavoro, antidiscriminazione, formazione, contrasto alla violenza di genere, disabilità, immigrazione, welfare, riqualificazione urbana, economia circolare attraverso il riuso e il rispetto delle risorse ambientali, contrasto alla povertà e povertà educativa. Allo stesso tempo, la ricerca ha fatto emergere alcuni punti critici di sistema, comuni tra le varie iniziative. Si tratta di azioni, per lo più, di tipo puntuale, legate cioè a singole iniziative imprenditoriali e non pensate come parte di un ecosistema produttivo, tranne alcune eccezioni nate in territori a profonda vocazione tessile. Le attività delle sartorie, poi, sono di tipo locale, collegate più alla collettività o a territori, ma non ancora direttamente collegate e coordinate con politiche pubbliche di intervento. La scelta di optare per un negozio online è stata fatta solo da alcune sartorie, per realtà come queste, la cui produzione si basa spesso su pezzi unici e il cui aggiornamento del catalogo risulta più laborioso che vantaggioso. Avere un sito di e-commerce significa destinare risorse sottraendole alla parte di investimento sociale, il cui ritorno non è meramente di impresa. L'attività di comunicazione punta più all'efficienza che all'efficacia, di fatto non è orientata a un risultato. Le sartorie, per esempio, comunicano verso l'esterno e soprattutto attraverso canali social, ma non investono in spazi a pagamento per non sottrarre risorse alle azioni a sfondo sociale,
Dunque non sfruttano l'algoritmo e restano confinate ai propri contatti. Le sartorie poi comunicano poco tra loro e non possono fare tesoro di lezioni reciprocamente apprese. Eppure le sartorie sono portatrici di valori e generano valore. Potrebbero esserne un naturale amplificatore. Riciclo, riuso e uso di materiali sostenibili sono messaggi e comportamenti diffusi nelle sartorie, ma potrebbero avere effetti molto più ampi se fossero collegati da azioni di rete. La mappa delle sartorie sta generando primi effetti. Nel tempo sono arrivate richieste da sartorie che avevano trovato notizie della mappatura online, come Manigolde di Finale nell'Emilia. Sociologicamente ha raccontato l'esperienza di Fieri a Catania, che fa riciclo non solo di materiale tessile. La rivista Vita ha dedicato un lungo reportage a firma di Silvia Criara al fenomeno e a breve anche le altre sartorie raccontate dall'articolo entreranno a far parte della mappa. Più ci si informa e si lavora in rete, più abbiamo la possibilità di fare consumo critico e orientare il mercato verso quelle scelte responsabili che oggi sono ricomprese in Agenda 2030. Ecco perché occorre fare sistema.